Mamma, mica piange che figliolo che vuole mio marito. Affrontata, lì. Gentilissima signora, se mi trovo a casa vostra e precisamente in questo loculo... Sente. È perché io amo mensilmente vostra figlia. E avendomi preso l'assicurazione che anche lei mi ama a me parallelamente, senza perdere tempo e accacalicani, vi dico che la voglio sposare. Bellezza mia. Eppure tia. Fine. Signore, questa vostra sollecitudine nel parlare mi gonfia di gioia e di condoglianza. Ma la Vergine vocale. Io come madre non potrebbe dare una decisione concisa a 448. Nell'aldilà di me ci sarebbe il padre, che sarebbe il suo legittimo genitore. Sono certa però che anch'esso, quando ascolterà questa annunciazione, ne avrà una grande giubilazione. Avesse voglia. La ragazza avrebbe molta roba da portare in dota. Ma ahimè, le troppe disgrazie capitanate al padre non ave manco il corriere. Come la vedete e la descrivete, in questa casa non troverete altro che buona viscera e dissonore. Viste la verità, Bravo, bravo, bellezza mia. Don Nicola, ah, sentiste la signora? Come no, dice una buona parrata. Perché se non ti piace oggi tirare ricchi a Marco e per un bivivino dalla mattina alla sera. A sta ora, da manco l'appo di caduto salassatore. L'appo di caduto salassatore, come fosse che la cancia via la poteca. È stata l'ebbeca che si è cambiata. Sono stati i medici che hanno rovinato la nostra arte. Non più sanguette, non avete diventato più sangue. E fecero male la gente e annuate, non altri sanguettare. Ovi, ogni giorno senti. Che succede io? Che battio con Maria Marianna? Morivo. Come morivo? Mascio Agostino, quale Mascio Agostino? Davvero? Con chi? Con una botte di sangue. Bene. Benissimo! Oh, compare Nunziata! Che succede io? Morio! Cui! Compare Carmelo! Cui! Che sta successo? Con chi? Con una botte di sangue! Benissimo ancora! Perché se chi si mantiene i sanguetti, non moreno! Come si chiama io? Che fare? Mi puoi spegnare roba mia? Che voglio mettere mai e non mi dimmi che c'è faccia! Tu ammi la bomba mia? Sì! Quando ti servirò un mangio non erano quattro spaggi vecchi. Non mi sei venuto, faccio mangiare, mentre mi faccio a bocca. Come fa a mangiare? Ce l'ha detto. Ecco, da figlio. Non mi tenesse più molto. Che quando avevo mangiato la roba mia, non stava soggetta a via. Ma parla l'uomo in casa! Parla l'uomo! Oh, vedete l'uomo, non ci fa niente più!
perché che c'è donna Carmela? Io sono un uomo. Andate via! Chi sta sconzando la gente? Disgraziato. Dicevamo, caro cavaliere, sì, vedendo che Carluccio si era ridotto quasi ad una menzina a causa di questa vostra figlia, ci abbiamo riunati tutti in concistoro e abbiamo deciduto a furor di popolo di contentarla. Solo mia sorella, la qui presente contessa di Petra Perciata, era un poco tosta, voglio dire, era duretta. Era da arredo, ma mo' è la parusa, sa. Ma poi ha finito col decedere anche lei. Se io ero duretta, avevo mille canne di ragione. Isabella, se me la canne di ragione, chissà che ci passava per sopra mio fratello il Baiungo di Roccavalle, e l'altro mio fratello il principe di Cassarola. Casa d'or, contessa, casa d'or. Oh sì, casa d'or. Scusate, il lapice? Lapice lingua. Lapis. La contessa sbaglia sempre con i cognomi. Dunque, dicevo, loro erano i patroni che a loro fosserebbe piaciuto. Ma io, sto di pietra bucata. Una perciata, contessa, perciata. Ma principe, pietra perciata, lo dice la plebe. Noi altri nobili diciamo pietra bucata. Ma me non l'ho, ma principe, scusate, ha ragione. Pietra perciata lo dice la gente sataiola. Senta, stato un po' di broccolo, sente. Dunque, dicevo, io la contessa di pietra bucata apparentare con una ballerina. Questo solamente mi faceva stare in attitudine di sospensione. Ma vedendo poi che la ragazza aveva buoni principi e fini, dissi tra me e me,
sia fatta la volontà. Come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E io vi ringrazio con la faccia per terra. Cavaliere Eccellenza. La torta è servita. La torta! Prego, signori, di accettare un morso di torta. Cosa di torta? Ma perché questo masturbo? Noi mangiamo sempre torte e gelati. Sulla nostra tavola c'è sempre il deserto. Completo! Ma visto che insistete... Un pezzettino piccolo, fatelo per me. Fratello? Sorella? Nipote? Vabbè, accettiamo. Accettalo! Io vado a mandare una legnata sotto anche. Contessa, prego. Ma... non ci fosserebbe con la cerasta. Con la cerasta. Abbia 6 anni che non ne mangiava. Prego, contessina. Com'è? Maduro. Com'è? Buona. Principe. Ma no, ma principe, ma per lascia perdere, principe. Ma c'è sta. Non è che finiva mia. Ma perché questo disturbo? Grazie. Marchesino. Prego, mangiate. Prego. Come mangiare un birro? Marcheso! Avete 2 capelli? Ma che sta succedendo? Principe! Contessa! Marchese! Ma quale principe? Quale contessa? Giovanissimo! Voi chi dici? Che se vedete sono 4 morti pari! Uno è Gustino Catarcio, lo pone da scarpe! E un altro, Grigore Puttanelli, o sangue d'aro! Ma è possibile? È possibile! È possibile tutto questo? Possibilissimo! Sì. Un certo Don Carlo, che faccia amore con la figlia vostra, e se ci trova a stare in questa maniera, per me può non babocciare. È un uomo calasto! Mamma mia! Che se dice trollo puro uomo però, Giovanissimo! E io, caro signore, mi sono travestita di questa maniera? E mi sconzo tutto e vi dite che sono belli il signor principe, la contessa e il marchese, morti di fame disgraziati. Mo sapete che vi dico, domani mattina a prim'alba portatemi 5.600 lire, casi noti dove vengo portaci pugli, vi faccio perdere un sapore di pane. Principe, marchese, contessa e contessina, sti 4 morti di fame, avara non mi ammazzano, o mi ammazzano, o la faccio vostra! Ma è possibile tutto quello? È possibilissimo! Agostino Catarcio le pregò le potallicce, viste mi tenere un bagnata stamattina quando non potte venire, a non mi pagano 5 pesetti di casa! Ma è possibile, lavora! Dov'è il marchesino? Marchesino, ma che sta succedendo? Perdonatemi, ho fatto tutto questo perché amo troppo Laura. Ed ora sono pronto a sposarla con il consenso di mio padre qui presente. Il signor Bebè! Io marchese, domani compaio un bel cavallo, ma... E perché mi facevate chiamare signor Bebè? Venivo in questa casa in incognito per conoscere Laura, conoscere il suo carattere e vedere se era degna per mio figlio, ecco perché. Sì. Ma è vero tutto questo? Non mi state imbrogliando ancora? Sì, è vero. E allora sposatevi, figli miei, e siete felici. E mo, signore, vi benedice. E a mio papà.
Mi permesso di sposare la contessina. La contessina? Quale contessina? La contessina dei Cicere, chissà. Che è figlia, ma cavaliere, e se volete potete restare sempre su Pessari. E io sogno la mamma. E mi dico tu ti innamoraste così, tutta la... voglio bene, mi piace, e voglio mi sposo, papà. Va buono, sposatevi pure voi, e mo siete felici pure voi. Prima sposare a Lavora, e poi mi sposate voi, va buono. Ecco, cavaliere. Sì, dato che siete in vena di accomodare tutto, no, io avanzo 5 mesi a casa. Come contiamo sto fatto? Beh, pago io. Grazie, cavaliere, che mi cacciaste con un pensiero. E non me l'affronto ogni giorno. È bue, ma me non la puoi fare capire. Chi c'è a Civo in tua stanza enunziata? E a Micaregio lo chiamavamo figlio mio. Perché annunziata ci sono mariti a Micaregio patro. Guarda quante imbroglie che hanno fatto sti disgraziati. E che lo piccirino, come sapeva fare la parte? Alfonso, me patria mia. Dov'è, poi? Dov'è? E gli addincia, cavaliere. voglio vedere se si ricorda. Comandante eccellenza. Bravo. Vieni qua. Dicemi una cosa. E così figlio tu? Barifonzo, me patria. Mo te libero no pedalo. Patrita è che sto qua. Papà. Chi passa tante e tante guai fra la vera miseria e la falsa nobiltà.